specifico portone per il turno pericolo, organizzato dal progetto di chilometri, sia del come ogni anno, premiato anche quest'anno il periodo in cui vogliamo ricordare i due nostri colleghi, chilometri, Peppino Portone e Bruno Pericolo. Per Peppino Portone si tratta del nuovo numero, mentre per chilometro Pericolo questo è il secondo anno. Ringraziamo il collegio di Arezzino che ha organizzato l'evento, i colleghi di Potenza e Lutera che orgogliosamente hanno accettato l'invito. Il torneo si articolerà nel modo seguente: ore 9:30, primo incontro, collegio di Arezzino contro collegio di Potenza. Ore 10:30, perdente primo incontro contro collegio di Lutera. Ore 11:30, perde primo incontro collegio di Lutera. Lo sguardo alle squadre, collegio d'Avellino, con il numero 7, Lucia Pellegrino, numero 2, Aristotto Massimo, numero 1, Bergamino Sergio, numero 3, Pescatore Gennaro, numero 5, Cellisto Pasquale, numero 4, Castiglione Taglio, numero 10, Tutti i giorni, numero 11, Barra Raffaele, numero 6, Veronese Nenne, numero 8, Marco Spagli, numero 17, Pennella Cruz, numero 9, Ambrosio Mario, numero 18, Pericolo Italiano. Collegio di Potenza, con il numero 4 Cagliero Giuseppe, numero 1 Sardinetti Bruno, numero 9 Lautiello Francesco, numero 5 Pecca Donato, numero 10 Marcozza Pasquale, numero 6 Zumba Marco, numero 2 Tito Nicola, numero 19 Pochicchio Vittorio, numero 17 Spagnolo Angelo, numero 11 Mira Raffaele, numero 15 Sardinella Gruppi, numero 13 D'Andrea Nuzio, numero 8 Martino Raffaele, numero 14 Colangelo Francesco, numero 7 Romano Francesco, numero 13 collegio di Lutera, numero 15 Rogeri Massimiliano, numero 19 Rinaldi Giuseppe, numero 10 Bessonda Giovanni, numero 4 Bianco Giuseppe, numero 2 Cirillo Massimiliano, numero 7 Padre Federico, numero 10 Colatanto Giuseppe, numero 17 Santoro Raffaele, numero 18 Stella Ponte Riscaldo, numero 6 Marcosa Lucesso, numero 14 Il Fausto, numero 20 Piazza, numero 9 Giotto Nicola, numero 8 Gianluigio Michele, numero 13 Tocca Angelo Antonio, numero 5 Pietro Arcolo, numero 1 Pino Giacomo, Thank you.
mangio la poi, ti piace. Thank you.
tra la traversa, dai, tira forte sulla traversa. Presenza oltre a tutto il collegio, quindi la squadra, il presidente Santoro che con soddisfazione ha partecipato a questo torneo, a questa memoria. Lasciamo dire due parole a lui per questa sera. Sono orgoglioso di aver partecipato insieme ai miei iscritti a questo.
memoria, giusto per dare onore ai defunti e per ringraziare il presidente del collegio di Avellino che ha voluto ospitarci invitandoci. Lo ringrazio ancora e comunque al di là dei risultati tutto è riuscito bene e ringrazio ancora una volta chi ha partecipato. Per chi non capisce significa attuale, per pochi, per poco, mi capisco, vabbè, con il collega Giacomo, sta insinuando, intervistiamo il presidente dell'Avellino e diciamo come ha visto i giocatori, se l'ha visto. Il giocatore l'ho visto. Alza la voce, l'altra camera è là. Sì, no, è vero. Comunque visto, lei cosa ne pensi di questa cosa? Aspetta, dimmi. Vabbè, poi dimmi. Purtroppo l'ho visto troppo bene, cavolo. Ma in che senso l'ho visto con una visita? Scusi, chi è? Un spettatore. Pagato, non pagato. Sì, mister, ma lei è quello mister? Sì. Ma ancora per quale? Per la giornata di almeno fino all'anno prossimo. Per la giornata di com'è? Sì, almeno fino all'anno prossimo. Fino all'anno prossimo? Di quale mese? Comunque sia, fino a giugno. Sì, come le scuole. Con le scuole. Esatto, giugno 2020. Ma parliamo invece con le voci che dicono che il nuovo mister è qua. Lei sei sempre qua. Scusa, cosa ne pensa? Quanto porterà a mangiare i due anni? Il muto l'ha fatto. Il mister è stato con me qua dal presidente, quindi. Ma poi presidente, scusi. Presidente è tanto. Pro tempore. No, là, è sempre là, non è. Che cosa vuol dire? Comunque voglio confermare la mia disponibilità, mister,
Giovanni Masucci anche per l'anno prossimo. Questa è una notizia, uno scoop, che il presidente rischierà il posto. Il presidente, certo. No, stavo dicendo tutto a posto, presidente. Allora, sì, però questa registrazione la vedremo. Una fotografia con il passato e il futuro. Il direttore sportivo albanese, per cortesia, ha detto stampa, è italiano. È lo straniero del gruppo. Ecco, passato da quell'anno. Ecco, il nuovo capitano. La persona che per lui si è chiamato. Siamo per l'ennesima volta, abbiamo come Collegio di Avellino organizzato questo memorial, appunto in memoria del nostro ex consigliere Peppino Forgione e del nostro caro amato mister Pericolo. L'uno è la nona volta per Peppino e la seconda è invece per quanto riguarda l'amato Bruno. Due persone che credo che siano poco differenti per modi di essere, però li accomuniamo insieme in questa nostra, li vogliamo ricordare in questa maniera gioiosa come li abbiamo ricordati sempre. L'uno perché era un nostro consigliere e, come dire, io con lui sono, lo ripeto sempre, ogni volta, ma con lui sono nato, insomma, nel collegio, e guardo Massimo perché anche con lui abbiamo iniziato questo percorso nel 2002. E lo ricordo sempre con tanto affetto perché è stato quello che mi ha iniziato a far capire tutti i meccanismi e i vari ingranaggi del collegio e del suo funzionamento. E per cui lo ricordo anche con un affetto particolare. E quindi oggi, come sempre, Lucetta ci ha onorato della sua presenza e noi facciamo un applauso a Peppino e a Lucetta stessa. Quale abbiamo cercato di dare un piccolo ricordo anche di questa giornata, come abbiamo fatto anche negli altri anni. Spero di allora Lucia, vieni. Grazie. Ovviamente c'è anche un omaggio floreale sempre. Grazie a te. Poi, come dicevo, appunto, abbiamo ricordato anche il nostro amato mister che ci ha guidato per tanti anni in queste avventure del calcio. Insomma, ovviamente Avellino viene ricordata come squadra di calcio nei tornei nazionali che si fanno, viene ricordata proprio perché, forse non per quello che abbiamo fatto in campo, anche sicuramente non per quello, ma per tutto quello che lui faceva, come era un esempio per tutti. Quando arrivavamo noi, quando si sentiva la voce di Bruno, qualcuno diceva è arrivato Avellino, per cui ormai era un simbolo non solo per la squadra di Avellino, forse anche per l'intero torneo. Ecco perché anche quest'anno noi cercheremo di portare nel torneo nazionale, porteremo in sua memoria un premio che daremo al miglior allenatore che a descrizione della Geosport sarà il miglior allenatore del torneo. Per cui per noi è sempre anche in questo caso forte emozione ricordarlo, è proprio alla vigilia di una partenza del campionato due anni fa, lui purtroppo quasi lo stesso giorno, forse perché il Signore così voleva, è venuto a mancare proprio in quella giornata. Quindi anche qui insomma l'emozione è forte e sentita e ho il piacere di avere il figlio Ottaviano, al quale anche Enrico a Bruno abbiamo dedicato un piccolo omaggio e alla signora porterai i fiori. La madre fa la bellissima, la nonna. Capisco. Questo è un piccolo. Grazie.
grazie, grazie e davvero. E l'omaggio farai sì, a tua madre. Grazie davvero per il rispetto, la bella. Facciamo padre. Veramente col cuore, tu lo sai. Grazie. Aspetta, fermi un attimo, vado dopo. Ah, abbiamo già fatto. Fatto? No, già fatto. Okay. Grazie ancora. No, grazie. Grazie. Allora, poi devo fare dei ringraziamenti veramente forti a Mario D'Ambrosio. Dove sta? Non lo vedo. Questo collega di Sanirtia che ci ha organizzato tutto quello di oggi, insomma, è stato gran parte merito di Mario, che ha organizzato per avere il campo, la struttura che ci ha ospitato e ci sta ospitando in questo momento, per cui a Mario ringraziamenti tutto da parte mia e di tutto il consiglio direttivo. Grazie a voi. E quindi a nome del collegio abbiamo fatto una piccola targa all'amministrazione comunale. Allora io naturalmente restituisco l'omaggio perché per noi è stato un piacere, io sono l'assessore allo sport, quindi una giornata di sport per noi è importantissima, anche perché come diceva giustamente il ritorno di immagine, molti di voi probabilmente non sono mai stati a Sanerchia e quindi un piccolo centro come questo, un evento come questo ci serve per dare diciamo immagine e è uno specchio da portare fuori. Ricorderete, spero, Sanerchia, perché anche gli amici, i colleghi vostri di Potenza, Lucera, di Lucera, che saluto e ringrazio per la bellissima giornata. Quindi l'amministrazione, io porto i saluti del sindaco, l'amministrazione tutta, vi ringrazia per questa bellissima giornata. Grazie. Se volete ripetere, grazie a tutti. C'è uno scambio, E complimenti. Grazie. Complimenti anche per le doti calcistiche. Come ex giocatore, insomma. Ho apprezzato. Grazie. Più il pranzo che il campo. Allora. Niente, adesso siamo come dire, a premiare quello che è avvenuto in campo, insomma in questa giornata che abbiamo ricordato questi due colleghi e mi pone l'obbligo di ringraziare, non è un obbligo, ma veramente un piacere ringraziare i colleghi di Lucera e di Potenza per aver accolto il nostro invito e per essere venuti qui facendo anche parecchi chilometri per raggiungerci, che io capisco che effettivamente sperando che questo legame che si crea si porti avanti sempre. Da di noi, specialmente in questo periodo dove tutta la società è attraversata da una grande crisi, ma specialmente le nostre professioni credo che attraversino un periodo particolare, per cui essere vicini e condividere alcuni momenti in questo particolare periodo credo che sia importante, mai come in questo momento ci vuole l'unione tra l'unione e star vicini da tutti quanti le professioni, tutte le professioni, tra i geometri dico ovviamente, ma anche insieme agli altri ordini, alle altre professioni, in questo momento particolare c'è bisogno di essere uniti perché se ci dividiamo probabilmente non andiamo da nessuna parte. Per cui anche questi momenti aiutano poi a questa socializzazione e a affrontare anche i problemi quotidiani che abbiamo. Quindi ringrazio per aver accolto l'invito e per essere stati qui oggi. E quindi passo poi alla premiazione che come vedete insomma c'è un ordine di grandezza, ma l'importante è partecipare, e mai come in questo momento è così nel partecipare. Quindi passo a premiare il primo collegio di Lucera, collegio di Lucera, Sandro Santoro, presidente storico di Lucera. Col quale ci lega un affetto sincero, dal primo momento che ci siamo incontrati, per dire che non sono le cose, non vengono mai per interessi, ma per spontanee amicizie che nascono così, nel vederci sempre nelle occasioni delle riunioni dei presidenti, eccetera. Grazie per la partecipazione. Allora anch'io ho un piccolo mano. Grazie. Grazie. E il cesto non ho sposto per voi.
i prodotti locali. Grazie, grazie. Grazie. Poi passiamo a premiare Avelino, non so chi premiare. C'è un imbarazzo in questo momento. Il capitano, chiamo il capitano Giovanni Noducci, nonché il consigliere. Nonché allenatore, nonché il più anziano dei giocatori. Comunque l'importante è vincere, Giovanni, non partecipare. Attenzione, una foto per piacere. L'ultimo, posso fotografare un bacetto? Cioè, se mi piace, è importante. No, aspetta, non si vede. Che ha messo l'ultima foto, parla un po' di più. Allora, però devo dire, a parte tutti gli scherzi che fate, pure, attenzione, che cos'è? C'è un sabotaggio in atto. Allora, una rivolta, soddisfatto del pranzo. Devo ringraziare tutto il consiglio direttivo per aver organizzato questa giornata, però in particolare devo ringraziare Giovannino veramente, perché quest'anno, per il primo anno del, se non fosse per questa giornata, io veramente sono stato esonerato da poter svegliare impegni di nessun genere, per cui mentre gli altri anni insomma in qualche maniera ho sempre messo lo zampino in qualche cosa, invece quest'anno veramente tra lui e Mario, come dicevi, insomma, ci hanno dispensato tutti gli impegni, per cui ringraziamento particolare a te e a tutto il consiglio direttivo ovviamente. È in ultimo, non ho in ultimo, la prima classificata del torneo, il collegio di Potenza. Chi viene? Devi, solo, ti voglio dire solo una cosa, attacca bene questa cosa, non so forse perché pensavo di mantenerla qui, questo problema l'hanno attaccata bene. Pensavo di mantenerla a Avellino, non è successo. Facciamo stare a Michele. Un'attente, volevo ringraziare Potenza per le cose. Ho parlato a fine partita, ho parlato con il. Ecco, il presidente, con Pasquale Salvatore, il quale mi ha detto che non poteva raggiungerci per gli impegni che aveva preso prima, per cui non poteva essere qui. Si complimentava per il risultato, forzando la Potenza. E quindi era anche lui molto molto contento del risultato e del fatto di questa partecipazione, perché poi alla fine la giornata è quello che vale. Il risultato sì, fino a un certo punto, ma è importante che siamo stati insieme tutti. Ti ringraziamo per i sacrifici che hai fatto. È un piacere per noi. Io volevo soltanto chiedere due minuti, giusto il tempo di fare un applauso al nostro consigliere Cicchetti, che sì, è deceduto, nonché presidente della Geosport. E questo mi fa piacere, perché lui tra l'altro era anche di origine spina. Per cui ci fa piacere che voi lo dedicate a lui questa vittoria. Con molto piacere. Grazie ancora, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi tutti per ai singoli colleghi che hanno partecipato. Ringraziamento mio personale, del mio consiglio direttivo e di tutto il collegio di Avellino. Sperando che avete trascorso una bella giornata in nostra compagnia. E questo senz'altro è un arrivederci all'anno prossimo, probabilmente ancora a Senente o in qualche altra località, perché tra l'altro queste cose sono anche belle, perché stiamo scoprendo man mano luoghi irpini che a volte sono sconosciuti anche a noi stessi, per cui è bella questa cosa di fare queste cose itineranti che gira un po' per tutta l'Irpinia. Comunque, quindi è un arrivederci all'anno prossimo e grazie ancora.